È successo questa notte al Mary Light di Via Mengolina. Due uomini armati alle 4:14 sono entrati nel bar e dopo aver sparato due colpi hanno strattonato la barista intimandole di consegnare i soldi. Fortunatamente l'allarme del locale si è attivato e i malviventi sono scappati salendo sulla macchina del compare che li aspettava all'esterno. Per la barista e i quattro clienti che erano all'interno del Mary Light solo tanta paura, ma nessun danno fisico. Al momento sono in corso le indagini. Queste sono le parole dei gestori e il loro racconto. L'arma lunga, è stata un'arma lunga, è stata brava la ragazza che Infatti, non l'arma è arrivata so, veramente, ma no, l'hanno ma si vedevano che non detto. Non erano erano, professionisti, no, veramente. si vede dai filmati che non sono Ma è la prima volta che professionisti. venivano? Dal 2008 sì, la prima No, volta. 2008 c'è stato, C'è ci sono stato, andato. i modi ne potevano vedere tanti, diciamo, però è stato proprio la scena, perché poi dopo io non c'ero, ma io alle 4:30 ero qui, è successo Ah, certo. 4:14, proprio stato, si vede proprio il cioè la per terra c'è, dove hanno fatto il buco. C'è proprio il buco a terra. Ma la cosa è stata proprio. Questo qua. Sì, qua c'è il buco a terra. Sono entrati in due, si sono fermati qui dal bancone, hanno puntato il fucile alla ragazza e hanno detto ti ammazzo, dammi i soldi. Prima hanno sparato, sicuramente per mettere paura. Ok. Poi si sono fermati. Sabrina, te lo Si sono ricordi la fermati qui, hanno puntato il fucile dicendo dammi i soldi e lei lì per lì non sapeva che rispondere. Poi alla fine so che gli ha detto state calmi, l'importante è che non sparate e vi do quello che volete. Incredibile che Ha avuto molta fermezza, veramente, io non quando hanno so. portato via, lo sapete già. No, non hanno portato via niente, ma loro come hanno sentito mentre lui entrava, che l'ha bloccata lì, l'ha strattonata per un braccio, gli ha detto dammi i soldi, lei ha detto non mi toccare, si vede che lei si gira, mi dice non mi toccare, nel frattempo scatta il cicalino della. Sì. E poi sono scappati via. Erano in due, però noi dalle telecamere si è visto che c'era una terza macchina che entrava. Non si vede perché è troppo. Io non posso riprendere la strada. La nostra cosa è stata quella che non possiamo riprendere la strada, capito? Se noi. La ragazza è rimasta un po' scioccata. Lei è andata via che era molto, molto, molto. Cioè non le hanno fatto No, ma io non è stata. A me, guarda, se portavano via i soldi, io però lei è stata brava perché si è resa conto, ma io sono arrivata, c'era Bossolo lì, un altro Bossolo lì dietro, c'era il pavimento che era addirittura arrivato da quest'altra parte. Quindi comunque gliel'ha puntata con gli l'arma. amiche. Sì, l'ha puntata la Madonna, se la si vede proprio. Col fatto che loro hanno fatto, cioè ci sono tre bossoli, vuol dire che hanno sparato 3 volte. Due erano sparati e uno da quello che si è visto no. E l'unico segno è Tre quello là. erano sparati, tre erano sparati. E quello lì è l'unico segno che c'è nel negozio. No, quello e questo. Francesca Diletta per Faenza Web TV.